Ho visto cose che voi elefanti non potreste mai immaginare. Magari qualcuna se la immaginano i serpenti, gli avvoltoi, ma gli elefanti, ve lo assicuro, no. Cose che ad esempio le iene non hanno neanche bisogno di immaginare. Le riprendono direttamente con le telecamere. Ho visto donne da combattimento in fiamme al largo degli ombrelloni di Rosada e i loro lati B balenare nel buio durante i beach party. Ho visto la cultura rifiorire in uomini di 70 anni che stringono amicizie con studentesse universitarie di Nairobi. Ho visto distinte e giovanili signore diventare ecologiste e lanciarsi in spiaggia per proteggere i toraci a tartaruga africani. Ho visto mandrie intere di bria mucche in cerca di briatori. Migliaia di turisti provenienti da una sola piccola nazione. Perché tutti a Malindi? E ognuno qui vede, percepisce e vive un luogo diverso. Per alcuni è Africa nera, per altri Pinarella di Cervia. Ho visto coppie emozionarsi davanti a un frangipani, al cospetto di un millepiedi, e altre perdere un giorno intero girando supermarket alla ricerca dei tarallucci del Mulino Bianco. Ho visto gente che in Italia mangia scatolette del discount lamentarsi per la marinatura dell'aragosta alla catalana, e professionisti benestanti che potrebbero girare il mondo, tornare sempre qui, come gnu nel Serengeti, per la grande migrazione. Ho visto italiani all'estero trattare male venditori di souvenir in strada nel loro paese. Togliti dai piedi, sali su un barcone anche tu! Negozianti keniani colpevoli di non capire il dialetto bresciano. Ho visto gente convinta di salire su un tutù. Tutti ballerini a Malindi. Gente che voleva andare alla spiaggia dello scialle. Copritevi, che fa freddo lì, e che si è trovato al cospetto degli imponenti alberi Baobao, che si sa da secoli fanno la guardia all'Africa. Ho visto e sentito tutte queste cose e molte altre, che ancora oggi mi fanno rabbrividire ed agitar le orecchie. Ma quello che mi dà veramente fastidio è quando tutti questi esseri umani vengono da noi in savana e invece di guardarci da lontano sui loro fuoristrada, che rispettosamente spengono i motori, si avvicinano. A volte scendono anche dall'auto, nonostante i divieti. Perché? Perché fondamentale non è sentirsi nel mezzo della natura selvaggia, no. Al centro di un mirabolante dipinto in lentissimo movimento, nell'ombelico ancora vergine del mondo. Ma voltare la schiena? Dare le spalle e il culo a noi animali e al panorama? Allungare un braccio? Specchiarsi in una scatolina, evitando il riflesso del sole, sistemare un mezzo sorriso imbecille con leggera increspatura delle labbra e prepararsi per l'istante sognato, per una vacanza intera, il selfie con l'elefante. Aspettate ancora qualche secondo. Migliorate l'inquadratura, la definizione. Ecco, il tasto ve lo schiacciamo noi!
insieme a tutto il resto. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.